recovery plan, l'internazionalizzazione, un percorso di rinascita? È una bella domanda. Salve a tutti e bentrovati alla 17ª puntata di Napoli Capitale, sempre in compagnia di Gianni Lepre, che saluto e ringrazio per essere sempre al mio fianco. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il console onorario del Principato di Monaco a Napoli, Mariano Bruno. Salve, buongiorno. Grazie console per aver accettato il nostro invito. Tra le altre cose, il console è anche un dottore commercialista, quindi si barcamena all'interno di quello che è il recovery plan del governo Draghi, che pare sia finalmente arrivato al porto. Sono 221,5 miliardi di euro, console, quindi si parte. Sì, questo è un inizio di una discussione, visto che è stato presentato in queste ore in Parlamento, sicuramente potrà innescare un sistema virtuoso nella nostra economia, che in questo momento ne ha bisogno in maniera veramente essenziale. Purtroppo stiamo notando che in tanti settori economici c'è una crisi veramente forte, che non è tanto oggi, ma probabilmente si avvertirà tra 5-6 mesi. Ci auguriamo che in questi 5-6 mesi, anche se è un auspicio, perché sappiamo che la burocrazia ci mette del tempo, ancorché hanno promesso che i primi fondi arriveranno a stretto giro, quindi nei prossimi 15-20 giorni, ci auguriamo che la burocrazia possa essere molto snella e cercare di compensare la crisi aziendale che ci sarà in alcuni settori da ora fino a fine anno, diciamo, e sarà molto forte. Quindi ci aspettiamo che il recovery possa dare già dei primi effetti sull'economia reale, anche se sappiamo dalle stime dell'economia che gli effetti del recovery saranno dal 2022 in poi, in quanto, diciamo, aumento del PIL e probabilmente anche dell'occupazione. Ecco Gianni, entriamo nel cuore del problema, quindi per entrare nel cuore del problema vado dall'economista. Sono 221,5 miliardi, però sono pure 30 anni di debiti. Beh, diciamo che praticamente il debito scadrà nel 2056, quindi purtroppo riverseremo le nostre problematiche non soltanto sui nostri figli, ma addirittura anche sui nostri nipoti. Ovviamente noi dobbiamo dire che Draghi ha fatto valere molto la sua personalità, la sua competenza nel fare, come devo dire, fronte a favore dell'Italia nei confronti dell'Europa, perché ovviamente l'Italia negli ultimi tempi non è ben visto in Europa, ha perso molte posizioni. Noi dalla settima, ottava potenza mondiale siamo tra gli ultimi in Europa. Quello che ci uccide, l'ha detto un attimo fa il console, soprattutto è la burocrazia. Noi ci auguriamo, e credo che tutto sommato Draghi abbia centrato i problemi, perché ha parlato di sud, ha parlato di giovani, ha parlato di donne, naturalmente ha parlato anche di burocrazia e di sprechi, che poi sono i punti focali sui quali noi negli ultimi anni ci stiamo concentrando. Quindi è opportuno ed è giusto che Draghi abbia fatto valere quella che è la sua forte personalità, però bisogna che lo faccia anche all'interno del nostro paese. Noi ci auguriamo, ecco, per esempio negli ultimi tempi noi, parlando di burocrazia, abbiamo parlato spesso del modello Genoa, dove praticamente in un anno e mezzo hanno riformato quello che era il Ponte Morandi. Ebbene, se ci fossimo attenuti alla normativa burocratica attuale, naturalmente il ponte non è che sarebbe iniziato, ma finito, ma addirittura non sarebbe neanche iniziato. Quindi ci sono tutte queste problematiche alle quali Draghi deve stare attento.
Ecco, Console, quello che diceva il professore Lepre è importante perché parlava del peso specifico di Mario Draghi. Il peso specifico di Mario Draghi ci ha salvato da Fitch, ci ha salvato da Moody's, ci ha salvato da tutti quelli che volevano seppellirci come paese, nonostante il Made in Italy. Però una delle cose che dovrebbe tenere in conto il recovery plan è soprattutto il ricucire questo gap tra nord e sud, perché alla fine non si ricuce soltanto con una liquidità maggiore. Questo è sicuro, io sono un profondo meridionalista e dico che, diciamo, da economista anche, che la questione non si ferma a dei meri numeri. Non è che se il 40% delle risorse arrivano al sud e il 60% al nord c'è una sperequazione. La sperequazione è se si lascia un pezzo del paese, arretrato in infrastrutture, in sistemi, in logistica, in digitalizzazione, in economia verde, perché il paese ha un plus e un peso specifico in Europa se si sviluppa tutto contemporaneamente, per cui bisogna avere diciamo, la lungimiranza di dare ascolto ai territori che sono più in difficoltà, perché il paese si deve muovere tutto insieme. E questo è, secondo me, uno dei punti del piano di resilienza molto importanti, perché ritengo che debba premiare poi non quei progetti di enti isolati, ma progetti di sistema, perché il problema italiano, ma soprattutto meridionale, è quello di fare sistema. Noi abbiamo tante eccellenze, tante aziende che eccellono, che sono innovative nella moda, nel turismo, nell'agroalimentare, Il gioiello. nel gioiello, assolutamente, ma ognuna ha una piccola nicchia, non si parlano fra di loro, non fanno rete, ognuno fa i propri investimenti, mentre invece molto spesso l'innovazione e l'innovatività di alcuni prodotti nasce da delle basi comuni. Quindi questo è un problema strettamente delle nostre imprese e per tornare alla domanda che lei mi faceva prima, chiunque capisce che il paese va avanti se si rinnova e si evolve tutto insieme. I prodotti che vengono prodotti nel settentrione, quindi nell'Italia settentrionale, vengono venduti in parte all'Italia meridionale. Se non ci sono, non c'è liquidità, non si possono fare investimenti, non si possono rinnovare impianti, dovranno venderli in Europa. Dopo l'Europa dovranno andare oltreoceano. Per cui diventa sempre molto più complesso, che ci sarebbe un effetto volano moltiplicativo molto più importante di quello che può fare una singola azienda, una singola città, una singola regione, se l'Italia fa un balzo in avanti tutta insieme. Diciamo, sono molto d'accordo con quello che diceva Gianni Lepre prima, sulla questione della burocrazia e sulla questione anche del debito. Sono due punti molto importanti. Questi non sono soldi che ci sono stati regalati, è debito ulteriore che stiamo facendo. Lo dovremo pagare. Come lo potremo pagare per non andare, diciamo, in bancarotta? Soltanto producendo di più, aumentando il PIL, pagando più imposte e rimborsando il debito. È un circolo virtuoso da un lato. Dall'altro la burocrazia. La burocrazia molto spesso, tutte le norme che vengono fatte anche per motivi di corruzione, di anticorruzione. Si pensa che più burocrazia c'è, meno corruzione c'è. Non mi Invece sembra sia è così. esattamente il contrario, perché poi per passare questi passaggi della burocrazia si crea la corruzione. Quindi più c'è la semplificazione, meno corruzione c'è. E d'altronde il primo problema in Italia è il sistema giudiziario. Noi abbiamo 220.000 leggi. E la Francia, che è un paese comunitario comparabile col nostro, ne ha 20.000. Che cosa significa? Che in Italia si può dire tutto e il contrario di tutto. Ci sarà sempre un cavillo, un'ulteriore legge, un qualcosa per cui non ci potrà mai essere una sentenza definitiva, ci sarà un appello, una cassazione e saranno messe in discussione anche stesse cassazioni tra di loro sullo stesso argomento. Questo è il problema.
Ecco Gianni, prima di lasciarci per il minuto di pubblicità, volevo chiederti una cosa e mi devi rispondere velocemente. Prima parlavamo di sistema, di fare sistema. Perché in Italia, in maniera particolare nel Mezzogiorno d'Italia, è impossibile fare sistema, fare rete? Non c'è convenienza economica? Io non ci credo. No, è la mentalità che ha mancato ognuno di noi. È che io lo dico spesso anche nell'ambito professionale. Io sono quello che tra i professionisti cerca le sinergie con altri colleghi, perché dico spesso ognuno di noi, quindi io come gli altri colleghi, abbiamo a disposizione una torta enorme. Di questa torta, per essere ecco, egoisti, tanto per intenderci, riusciamo a prendercene soltanto una piccola fetta. Mentre se noi creassimo, riuscissimo, e io in questo senso ci sto riuscendo perché faccio collaborazioni, interscambi con tanti studi professionali, ebbene la torta è vero che è sempre la stessa, però la fetta per ognuno di noi si allarga, perché io faccio come studio professionale un lavoro per il collega lo fa con me, magari mi procura lavoro e quindi vediamo come fare. Quindi è importante, ma purtroppo manca la mentalità, manca nei commercialisti, figuriamoci nei piccoli imprenditori. Questo è il problema serio, questo è il lavoro che, come devo dire, le persone che hanno un certo ruolo di responsabilità devono fare nei confronti. Continuiamo dopo, ci dobbiamo lasciare per un minuto di pubblicità, restate con noi. Seconda parte di questa puntata, torniamo in studio, ricominciamo dal console Bruno. Console, il commercialista è quella persona che, come dicevo all'inizio, adesso si barcamena in mezzo a tutto questo mare agitato di misure, di situazioni che dovrebbero far ripartire le imprese, ma è molto difficile oggi portare le imprese ad acque chete. Sicuramente questo è un momento molto difficile per alcuni settori in particolare. Io dico che però è anche un momento di grandissime opportunità, perché il mercato, sia quello borsistico sia quello delle imprese, si chiude sempre a saldo zero, per cui lì dove c'è un'impresa che perde c'è un'altra impresa che guadagna, se una perde tanto ce n'è un'altra che guadagna tanto. Allora il nostro dovere è di supportare gli imprenditori in queste scelte, in scelte difficili, momento in cui tagliare gli eventuali rami secchi, concentrarsi sul core business. Molti imprenditori hanno investito nell'immobiliare, sbagliando. Quando facevano redditi elevati e forti utili, investivano nell'immobiliare. Probabilmente se avessero investito nell'acquisire altre aziende avrebbero raggiunto delle dimensioni più significative. Oggi quello che ci manca alle imprese campane è la capitalizzazione, sono tutte sottocapitalizzate, e la managerizzazione, sono i manager in azienda sono molto rari, anche in aziende con decine, direi centinaia di milioni di euro di fatturato, perché molto spesso l'impresa che dà scena a noi è un'impresa innovativa, è un'impresa familiare, per cui c'è la famiglia dell'imprenditore. Bisogna gestire i passaggi generazionali, non tutti, ci sono degli imprenditori che sono innovativi, che sono dei geni, che hanno l'idea e creano l'impresa, l'intrapresa. Ci sono magari i figli che possono gestire l'impresa, possono essere degli azionisti, ma magari non sono dei manager. È difficile mettersi da parte, quindi le nostre imprese devono un po' uscire da questo guscio che hanno, e purtroppo poi è una conseguenza del mercato, perché con l'allargamento dei mercati stiamo vedendo da diversi anni che magari la concorrenza te lo fa un'impresa che sta a 10.000 km di distanza, perché il mercato europeo, ma anche il bacino del Mediterraneo, offre tantissime opportunità, manodopera a basso costo, materie prime.
Per cui la competitività è su tutto e l'imprenditore non è un tuttologo, deve avere dei buoni consulenti, ma deve avere anche dei buoni manager. Ecco Gianni, ma dopo 50 anni della tua attività, tu che cosa ne pensi di quello che ha appena detto il console Bruno? Io dico che comunque purtroppo la nostra professione è poco valorizzata, tra le altre cose dobbiamo dire che negli ultimi tempi è lo Stato che manda dei messaggi in negativo nei confronti dei commercialisti, perché mi sembra che a questo punto fatturazione elettronica, precompilato, questo, quello e quell'altro, faccia tutto lo Stato e noi non facciamo niente. Mentre, e Mariano me ne darà atto, il nostro lavoro è notevolmente aumentato, ma l'azienda purtroppo non riesce ad apprezzare quello che è il nostro lavoro, perché il primo è lo Stato a mandare dei messaggi sbagliati. Anzi, io lancio un appello a chi ci governa nell'ambito dell'ordine dei commercialisti, che devono farsi valere di più nei confronti dello Stato, devono valorizzare la nostra professione. Noi spesso ci troviamo a fare da segretari dei nostri clienti e da segretari dello Stato, passiamo quasi per dei passacarte e tutto sommato non è così. Un altro problema, ahimè, importante è il fatto che, ecco, parlavamo prima di sinergie tra di noi, però in effetti molti colleghi fanno tra di noi una concorrenza sleale, si fa una politica a ribasso dei prezzi che naturalmente non porta niente a nessuno, quando se ci fossero dei prezzi standard ci sarebbe lavoro per tutti quanti e giusti guadagni per tutti quanti noi. Console, passiamo alla seconda parte, anche perché mi fa piacere parlare di internazionalizzazione per un semplice motivo, perché io devo sempre capire, io sono curioso, faccio un mestiere strano, faccio il giornalista e mi faccio le domande. Ma se noi in Italia non siamo nemmeno riusciti a nazionalizzare, per quale motivo noi dovremmo internazionalizzare? La domanda gliela faccio a lei. Secondo me, le imprese oggi hanno varie sfide. Una di queste è l'internazionalizzazione, che è una sfida difensiva molto spesso, perché, come ho detto precedentemente, noi viviamo in un mercato globale, quindi se tu non vai all'estero è probabile che le imprese all'estero vengano qui, ma non fisicamente, con i loro addetti commerciali, con la loro rete, per cui nelle imprese una delle cose fondamentali è l'internazionalizzazione, la seconda è l'innovazione, è la rivoluzione delle due I, innovazione e internazionalizzazione. Il plusvalore del Principato di Monaco? Il Principato di Monaco è un piccolo paese di 2 km² che vive essenzialmente di finanze e di servizi. Il turismo è il fiore all'occhiello, perché è gestito come un'azienda, vengono fatti degli eventi per attrarre i convegni, per un turismo congressuale, perché il turismo congressuale non ha stagionalità, quindi dura tutto l'anno, non segue soltanto la stagione estiva, e c'è un approccio proprio di misurazione poi di un evento che ritorni ti dà di produzione sul territorio, di vendita, di alberghiero, di ristorazione, eccetera, eccetera. Qua abbiamo che ogni ente si è costituito il proprio ufficio all'estero, ognuno slegato dall'altro fa le fiere, chi finanzia le fiere, chi fa altre attività. Non c'è rete tra le imprese, neanche tra le imprese turistiche. Io dico Bagnoli nell'esempio più classico, Bagnoli ha avuto tanti problemi differenti solo da quelli dell'economia
del luogo, ambientali, probabilmente di visione strategica, però Bagnoli potrebbe essere come il lungomare di Nizza o di Cannes, tutte diciamo non demonizzare il privato e fare degli accordi trasparenti e leciti tra pubblico e privato che oggi possono dare un volano all'economia, soprattutto nel settore turistico alberghiero. Ecco Gianni, qual è il plusvalore di andare fuori oggi e quindi di internazionalizzare? Ovviamente, come ha detto anche Mariano, in effetti è andare a fare noi la concorrenza agli altri e non fare in modo che gli altri la facciano a noi e quindi parare un po' le problematiche, come devo dire. Ovviamente anche nell'internazionalizzazione noi abbiamo dei problemi, quali sono? In effetti noi è vero che abbiamo un know-how importantissimo, il nostro Made in Italy è rinomato in tutto il mondo, però noi abbiamo dei costi di gestione del prodotto che sono costi molto alti, i costi della manodopera, i costi dei trasporti, delle infrastrutture, tutti i costi annessi. Quelli principali, come detto, sono i costi del lavoro e la tassazione alta che comunque a cui deve far fronte il nostro prodotto. Noi lo diciamo sempre, in effetti l'internazionalizzazione deve essere aiutata dallo Stato, non soltanto dando il contributo sulla fiera, che è una cosa comunque marginale, anche perché a volte, ecco, come hai detto, ci sono vari enti che ti portano in un luogo, in un altro, e magari poi non ti fanno la consulenza per dirti: guarda, ma il tuo prodotto in questo luogo non va bene, va bene da un'altra parte. Quindi la gente, pur di risparmiare i pochi soldi della partecipazione alla fiera, si aggrega senza conoscere le conseguenze. Io da parecchio vado a dire: dobbiamo combattere affinché lo Stato, praticamente, per la quota di internazionalizzazione di un'azienda, deve dare una fiscalità di vantaggio e ulteriori sgravi fiscali per far sì che comunque le nostre aziende, oltre che con il proprio know-how, siano competitive anche nei prezzi. Ecco Bruno, abbiamo 30 secondi, che cosa ci aspetta? Ci aspetta un periodo di grandi sacrifici, ma con un potenziale enorme, come dopo la guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'è stato un periodo molto difficile, una ricostruzione, l'Italia è iniziata a diventare una potenza economica ed è rimasta quello che è stato per tanti anni. Il nostro tempo è finito, io ringrazio il console Bruno per essere stato con noi, ringrazio Gianni Lepre per essere sempre al nostro fianco, ringrazio tutti i nostri telespettatori e radioascoltatori della mitica Radio Amore, alla prossima puntata, arrivederci.